Siamo quasi a primavera ed anche il mercato videoludico si appresta a rifiorire. A marzo, infatti, arrivano un bel paio di esclusive PlayStation 4 e Xbox One, giusto per dare una bella sferzata al panorama next gen. Parliamo ovviamente di Infamous Second Son e Titanfall, ma anche chi è rimasto affezionato alle sue vecchie console avrà di che divertirsi, con titoli del calibro di Dark Souls 2 e South Park. Wii U registra invece un nuovo mese quasi senza uscite, mentre su 3DS arrivano Yoshi's New Island e Professor Layton contro Ace Attorney, pronti a mandare in visibilio amanti di platform e avventure. Vediamo quindi insieme tutti i titoli più attesi in arrivo sul mercato. Si comincia il 5 marzo con l'arrivo di Dead Nation Apocalypse Edition. Twin stick shooter a base di non morti, il titolo sviluppato da Housemarque torna su PS4 dopo aver esordito sulla precedente console casalinga di Sony. Il titolo mantiene tutte le caratteristiche che lo hanno reso un must tra gli appassionati, ma viene arricchito da una grafica rivisitata e nuove modalità. Sarà gratis per un mese per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Il 7 marzo arriva invece South Park il bastone della verità. Obsidian sviluppa un intrigante RPG ambientato niente meno che nella stramba cittadina di South Park. Grafica dallo stile inconfondibile ed una vena parodica cattiva e sadica contraddistinguono questo gioco di ruolo, classico nelle dinamiche ma attesissimo da tutti i fan del genere e non solo. Il 13 marzo arriva su Xbox One e PC Titanfall, FPS ideato da Respawn Entertainment, team nato dalle ceneri di Infinity Ward. La nuova piattaforma next gen di Microsoft sarà teatro di avvincenti e violenti scontri a fuoco tra giganteschi mech e soldati appiedati, che grazie al jetpack d'ordinanza si esibiscono in salti doppi e movenze rubate di sana pianta al parkour. Assuefacente, ritmato, frenetico, Titanfall rappresenta un nuovo punto d'arrivo per gli sparatutto in prima persona e si preannuncia già come un grande capolavoro del genere. Il 13 del mese vedrà anche l'uscita di Dark Souls 2. Primo sequel a tutti gli effetti della saga, propone ambientazioni e protagonisti inediti. Il tono è sempre cupo, l'atmosfera oscura e perduta. Per quanto il gioco voglia proporre una progressione più bilanciata per tendere una mano anche ai videogiocatori meno abili, gli amanti dell'IP non devono farsi prendere dal panico. L'avventura sarà ancora una volta piena di insidie e il game over diventerà prestissimo una costante. Stessa data d'uscita per Yoshi's New Island, l'ultimo capitolo della sottosaga nata dall'indimenticabile Super Mario World 2, che vede come protagonista assoluto il verde dinosauro del Mushroom Kingdom. Le meccaniche di base sono rimaste invariate, ma questa volta il platform 2D si arriccherà di alcune feature che tirano in ballo le caratteristiche uniche del 3DS, come l'utilizzo del giroscopio per controllare Yoshi in alcune fasi specifiche. Il 21 del mese raggiungerà gli scaffali, digitali e non, Ground Zeroes. Il gioco rappresenta una delle due anime, quella cross-gen, che compongono Metal Gear Solid 5. Fa quindi da prologa The Phantom Pain, episodio che esordirà solo su PS4 e Xbox One. Nei panni di Big Boss potrete muovervi in un'ampia ambientazione, con la possibilità di completare numerose side quest che arricchiscono una campagna principale non troppo prolungata. Sarà il banco di prova per le meccaniche stealth ideate da Hideo Kojima. Assieme a Ground Zeroes arriverà nei negozi l'HD Remix di Final Fantasy X e del suo seguito. Con la conclusione della serie Fabula Nova Crystallis, Square Enix pensa al passato per rilanciare la famosa saga. Dalla softeca di PlayStation 2 riemergono Final Fantasy X, universalmente riconosciuto come uno dei capitoli più riusciti, e il controverso 10-2, che non seppe raccogliere gli stessi pareri positivi. Identiche nei contenuti, le due avventure sono riunite in questa riedizione in alta definizione, che non si fa mancare il supporto ai trofei e il cross-save tra le versioni PlayStation 3 e PS Vita. Esce anche lo stesso giorno Yaiba Ninja Gaiden Z. Nato dalla collaborazione tra Team Ninja, Concept e Spark Unlimited, Yaiba si prospetta come un frenetico action game che unisce cyborg ninja e zombie assetati di cervella umane e molto altro ancora. Un videogioco dai tratti cupi, caratterizzato da un design che ricorda da vicino le opere fumettistiche di Frank Miller. Sempre lo stesso giorno arriva la più attesa esclusiva PS4 del mese di marzo. Parliamo ovviamente di Infamous Second Son. Terzo capitolo della saga Free Roaming targata Sucker Punch si ambienta 7 anni nel futuro rispetto al secondo episodio. Ci mette nei panni di Delsin, portandoci a Seattle. Qui dovremo combattere l'oppressivo regime militare del DUP per fare in modo che il clima di sospetto attorno ai Conduit possa cambiare. Finalmente un titolo che sfrutta a dovere l'hardware della console Sony. Chiudiamo il mese in bellezza con un inaspettato crossover. Professor Layton vs Ace Attorney è un'avventura per Nintendo 3DS che vede insieme il duo composto dall'archeologo inglese Herschel Layton e l'avvocato difensore Phoenix Wright. In una città denominata Labirintia, dove realtà ed illusioni si fondono, la popolazione è soggiogata da un malvagio signore. Qui Layton dovrà affrontare nuovi enigmi, mentre Phoenix Wright dovrà difendere una persona che richiede il suo aiuto, accusata di stregoneria. Un'avventura ibrida decisamente interessante.
In definitiva, questo marzo si prospetta davvero piuttosto denso, non ci resta quindi che augurarvi buon gioco.